Stefano Pelliteri, presidente dell'Istituto Saragat, oggi abbiamo fatto un'interessante iniziativa, spieghiamola. Sì, oggi abbiamo presentato un sondaggio che abbiamo commissionato a Renato Mannheimer su come Milano vede se stessa, quindi su come i milanesi vedono la loro città e soprattutto su come vedono, diciamo, incarnata, in che persona vedono più incarnata la dimensione ambrosiana del saper fare, ma anche del saper dare. E il risultato ha fatto venire fuori Fedele Confalonieri, che quindi abbiamo avuto il piacere di poter premiare questa sera, perché appunto ha avuto questo riconoscimento importante. E vuol dire che è una città che appunto sa ancora riconoscere, per cui dire, un certo spirito, ed ha voluto riconoscere in Fedele. Beh, direi ad hoc, milanese in tutto, iniziando dal cognome, la sua storia è milanese. Certo. Sì, e poi è un sondaggio che comunque ha anche affrontato tematiche che hanno più a che fare del rapporto con la città. Il rapporto con la città, perché in questo momento pare che in questo momento sia particolarmente buono, nel senso che l'85% dei milanesi è contento di vivere a Milano, non andrebbe a vivere in un altro posto, il che è significativo, anche se io, come dico spesso, Milano non è una città che deve guardarsi allo specchio e dirsi come sono belle, come sono brava, deve guardare avanti. Non dobbiamo indulgere troppo nel credere che noi siamo i migliori, perché poi le cose magari cambiano, dobbiamo sforzarci di essere comunque sempre i migliori, ma è uno sforzo che deve prolungarsi nel tempo. Mi credo di tutto. Anche voi, anche perché intanto non me l'aspettavo, ma è sicuro di aver fatto il dopo ce lo spiega. Il sondaggio perfetto. Pilotato no, come quello di prima delle elezioni, quando fanno vincere il tizio, caro si può. No, sentite, cos'è Milano per me? Beh, intanto sono nato per me. A parte 2-3 anni nel Varesotto, quando c'era la guerra, che era sfollato, il resto ho sempre vissuto Milano. E proprio viverci, insomma, se qualche andare via un mese, 2 mesi, così. Milano per me è da sempre. Il mio abito, anche perché a Milano, facciamocelo un po' da milanesi, anche se è più romano, che è un po' valoroso, no? Però è una metropoli, malgrado siamo 1,2-1,3 milioni. Però è una metropoli, cioè non dico che sia migliore, però uno arriva qui, si sente milanese, viene accolto da milanese e poi ha questa capacità di adeguarsi agli anni. Insomma, io quando ero bambino sono nato all'isola, per cui l'isola c'era la Brown Boveri, adesso ci sono i grattacieli. Cioè nel frattempo è passata il terziario, il secondario, il quartario, non so quanti ce n'è, ma Milano è sempre eccellente. Difatti quando dicono, oh, ma come è cambiata Milano? Oh, è cambiata un accidente, era Milano di sempre. Era Milano che faceva, non so, il tecnomagio, facevano, non so, volgevano, era proprio industriale. Siamo tutti la Piemonte, la Piemonte, eccetera, eccetera. Poi c'è stato il momento, anche noi come televisione, siamo un prodotto di questa Milano che attira le persone talentuose e le fa diventare milanesi. Perché il bello di Milano è che mentre si va a Torino sei un altro, a Roma vabbè si confonde tutto. Così, così, no? Ecco, Milano, mi fa sentire milanese anche se io mi ricordo Montanelli. Viveva benissimo a Milano, anzi stava meglio qui che quando andava. Poi qui abbiamo questo sindaco qui straordinario e ne abbiamo avuti di sindaci molto bravi. Allora, io la faccio breve, però vi ringrazio veramente molto, perché mi fa onore questo. Ho qualche dubbio su come si sia arrivati a questo risultato, però ci ha posto il portacà. Grazie ragazzi. Stefano Pelliteri, presidente dell'Istituto Saragat, oggi abbiamo fatto un'interessante iniziativa, spieghiamola. Sì, oggi abbiamo presentato un sondaggio che abbiamo commissionato a Renato Mannheimer su come Milano vede se stessa, quindi su come i milanesi vedono la loro città e soprattutto su come vedono, diciamo, incarnata, in che persona vedono più incarnata la dimensione ambrosiana del saper fare, ma anche del saper dare. E il risultato ha fatto venire fuori Fedele Confalonieri, che quindi abbiamo avuto il piacere di poter premiare questa sera, perché appunto ha avuto questo riconoscimento importante. Vuol dire che è una città che appunto sa ancora riconoscere, per cui dire, un certo spirito,
e l'ha voluto riconoscere infedele? Beh, direi ad hoc, milanese in tutto, iniziando dal cognome, la sua storia milanese. Certo. Sì, e poi è un sondaggio che comunque ha anche affrontato tematiche che hanno più a che fare del rapporto con la città. E il rapporto con la città, perché in questo momento pare che in questo momento sia particolarmente buono, nel senso che l'85% dei milanesi è contento di vivere a Milano, non andrebbe a vivere in un altro posto, il che è significativo, anche se io, come dico spesso, Milano non è una città che deve guardarsi allo specchio e dirsi come sono belle e come sono brava, deve guardare avanti. Non dobbiamo indulgere troppo nel credere che noi siamo i migliori, perché poi le cose magari cambiano, dobbiamo sforzarci di essere comunque sempre i migliori, ma è uno sforzo che deve prolungarsi nel tempo. Come lo sai, ho fatto il libro sui sindaci di Milano, certo, ho conosciuto tutti i sindaci di Milano da Agnasi in poi. E ho ascoltato con attenzione il tuo intervento, parliamo un attimo di politica, concordo, io aggiungerei una cosa, la diceva Indro Montanelli, che Milano è sempre stata amministrata se non dal meglio dai meno peggio. Ma guarda, secondo me Montanelli, che aveva un po' il gusto di essere un bastian contrario, di capirla soltanto lui, era un po' impietoso, per così dire, cioè, ma più che impietoso, diciamolo, un po' stitico. In realtà Milano ha avuto degli amministratori di alto livello sempre. Ma lui intendeva questo, da sì, Maria Teresa non un po'. Non ha avuto il meno peggio, ha avuto dei buoni amministratori. Ed ha avuto amministratori che non hanno saputo essere all'altezza di quello che la città gli chiedeva. Perlomeno fino negli ultimissimi anni. Io do un giudizio, con tutta la simpatia per la persona, piuttosto negativo della giunta Pisapia, perché è stata una giunta assolutamente immobile. Poi queste cose le paghi dopo. Però non è stato un cattivo sindaco. Milano ha bisogno di dinamismo e gli amministratori che hanno contraddistinto, diciamo, i primi anni dal 97 al 2011 hanno avuto un fortissimo dinamismo che ha creato la nuova Milano. La Milano che noi vediamo adesso è quella che fu pensata nel 97 da Albertini, poi realizzata in parte da lui, in parte dalla Moratti e in parte dalle giunte successive. Ma quella era un'idea forte e un forte impulso. Bisogna conservare quell'idea e quell'impulso lì. Nel bene o nel male, quel che accade a Milano anticipa sempre l'Italia, speriamo di rilanciare un progetto. Siamo migliori di Roma, ci vuole poco. Siamo un po' in controtendenza, perché in Italia in questo momento abbiamo un impazzimento generale. Qua a Milano viviamo un po' in una nicchia. C'è una nicchia di razionalità in un paese che in questo momento impreda l'irrazionalità. Io spero che noi nella nostra razionalità anticipiamo un futuro che sia razionale, me lo auguro francamente, che Milano non venga preso da un'onda irrazionale anche Milano, ma spero di no e conto di no. Anch'io sono ottimista, guardiamo al futuro, ho l'ultima domanda, alle prossime elezioni di Milano quando saranno? Ah, le prossime elezioni di Milano saranno nel 2000, abbiamo votato nel 2016, nel 2021. Beh, ci sono tre anni. Passa ecco, in fretta. Beh, vediamo Sala cosa sa fare, ecco, finora ha fatto pochino. Ecco, io devo dire una cosa, abbiamo avuto democraticamente diverse visioni, adesso sarà vera magari Sala, è sempre meglio Milano di Roma, perché tra un sindaco che fa danni e un sindaco come la Raggi, è un sindaco che non fa niente, è meglio Sala che non fa niente. Se Sala si mette a fare la sua competizione con la Raggi, come, no, se viva Sala! Se uno che con una moto 1200 fa una competizione con una Vespa, è chiaro che vince. Perché insomma è inutile anche sottolinearlo. Allora, poi Roma è una città difficile da amministrare. Sì, allora lancio io un appello a Sala, se non si risentirà, ma come diceva la canzone di Morandi, si può fare di più. Ha fatto poco di quello promesso, deve fare molto di più. Esatto, io l'ho conosciuto perché Sala era direttore generale ai tempi in cui ero in giunta, quindi ci ho lavorato. So che è un uomo di valore, sì, ma confermo. Fino ad ora come sindaco l'ho visto un pochettino così, un pochettino non brillante. Spero che ha tre anni davanti, spero per lui e per la città che sappia dimostrare qualcosa di meglio. Grazie Stefano.